Benvenuti a tutti quanti, vicini e lontani. Esordirò soltanto leggendo una lettera del nostro pastore, del nostro parroco di Vicchio, poiché ci sembra giusto in questa occasione, prima di tutto, dedicare un pensiero a coloro che stanno peggio in questo momento, in Italia sono in Emilia-Romagna e soffrono naturalmente per le disgrazie che hanno subito in questi giorni a causa del terremoto. E vi dirò che fra parentesi, fra gli assenti purtroppo c'è anche il professor Segre della Università di Bologna, Facoltà di Agraria, il quale ha avuto la casa parzialmente crollata e lesionata e inabitabile. E naturalmente mancherà anche la signora Simonetta Soliani, una grande amica nostra che è stata sindaco di Pianoro e che a Bologna è la vicepresidente della regione attualmente. Noi oggi leggiamo questa lettera del nostro parroco, di Don Landini, Don Giuliano, che bene o male ci ha sempre sostenuti, ci ha sempre incoraggiati e ha avuto sempre una parola di pace e d'amore quando ce n'era bisogno, anche quando gli animi erano più caldi. In ogni caso, eccola a voi. Parrocchia di San Giovanni Battista, che poi anche patrono di Firenze, Vicchio. Carissimo Manrico, gli impegni pastorali con i ragazzi e i giovani mi trattengono a Vicchio e non potrò partecipare con rammarico al raduno internazionale Ecco Noi, per esempio. Vi sento vicini allo spirito di impegno e di comunione che ha più volte ispirato Don Lorenzo. Mi dispiace che questo spirito non alberghi in tutti i gruppi milaniani, l'essere divisi non era il motto di Don Lorenzo e oggi non tutti rispettano il suo impegno di fedeltà alla Chiesa e all'uomo. Auguro che le tante voci che si leveranno dal raduno facciano breccia in tutti coloro che amano Don Lorenzo, il grande priore di Barbiana, e che davvero tutti imbocchino la strada della riconciliazione e della pace, perché le sue parole, il suo esempio, mai vengano dimenticati, ma sempre riproposti e vissuti. Buon lavoro. Vicchio, 7 giugno, Don Giuliano Landini, parroco di Vicchio. Io devo essere sincero, noi, per quello che abbiamo potuto, come organizzazione dei centri milaniani, diciamo confederati del consorzio, abbiamo tentato di invitare tutti indistintamente. In ogni caso siamo vicini ai nostri fratelli, così come spero che loro siano vicini a noi. E quando parlo di fratelli parlo anche di coloro che, anche se non hanno conosciuto Don Lorenzo, come San Pietro ebbe l'opportunità di conoscere Gesù, anche San Paolo, un grande apostolo, non avendolo conosciuto è stato comunque un grande apostolo quanto Pietro, anche coloro che non l'hanno potuto conoscere, oggi fra di voi sono diversi, hanno fatto cose talmente eccezionali e talmente belle che sarà un piacere ospitarli fra di noi come veri fratelli nell'amore che portiamo per Don Lorenzo, ma più che ancora che per Don Lorenzo, per quello che egli rappresentava per la ditta a cui apparteneva, ovvero per Santa Madre Chiesa, e naturalmente anche per tutti i nostri fratelli che soffrono, perché noi dobbiamo sempre ricordare che la nostra azione deve essere a favore di coloro che sono i più svantaggiati, indipendentemente dal momento, dal luogo, dalle modalità. Noi dobbiamo impegnarci in questo. Fra di voi c'è qualcuno che ancora oggi opera ogni giorno costruttivamente e fattivamente per aiutare popolazioni che sono state colpite da sismi, da cataclismi, da situazioni veramente pesanti. E hanno fatto, io parlo ora per esempio di Don Ruccia, chilometri e chilometri, 1000 chilometri per venire fin qua e per parlarci proprio di questa grande emergenza che è scoppiata in buona parte d'Italia, al centro come al nord, e che ancora oggi piaga molte delle nostre famiglie. In ogni caso vorrei invitare per il saluto iniziale il dottor De Eugenio, perché è il nostro ospite, è colui che gentilmente ha voluto accettare la nostra idea e l'ha sposata fino in fondo, e nonostante tutto quello che può essere successo nel passato ha fatto del suo meglio veramente con tutte le energie affinché questo raduno avesse un successo. A lei parla la parola, Eugenio. Spero a te, non a lei, perché mi sento... intanto benvenuti, io sono Giuseppe De Eugenio, sono il presidente di questa circoscrizione, parlo così perché abbiamo ospiti, noi a Firenze li chiamiamo quartieri, la città è suddivisa in 5 quartieri che fanno alcune politiche di base e soprattutto cercano di animare
come dire, i territori. Noi siamo un quartiere periferico della città, il quartiere dell'Isolotto, siamo più conosciuti come quartiere dell'Isolotto. In realtà il quartiere, diciamo, dell'Isolotto, però anche di Monticelli, che è qui, di Monteuliveto, straordinario luogo di storia e di fede, qui sopra la collina sopra di noi, però siamo più conosciuti a Firenze, fuori Firenze, soprattutto come il quartiere dell'Isolotto, grazie anche all'esperienza molto particolare della comunità religiosa dell'Isolotto. Inoltre, la caratteristica maggiore del nostro territorio è quello di essere un quartiere popolare che si è sviluppato negli ultimi decenni, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Prima eravamo una splendida campagna con alcuni inserimenti storici, viabilità storica, borghi, eccetera. Nella modernità ci siamo sviluppati, diciamo, convulsamente tra gli anni 60, gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70 e fino a 10-15 anni fa. Poi abbiamo smesso di svilupparci almeno in maniera quantitativa e stiamo diventando piano piano un pezzo di città matura, un pezzo di città matura. Uno di questi segni è esempio il fatto che noi siamo il territorio attraversato dalla prima tranvia moderna nella storia fiorentina, diciamo, dopo le tranvie tra fine 800 e 900. È un quartiere popolare di lavoratori, di precari spesso, in questa contemporaneità così difficile, che presenta molti, molti problemi di tipo sociale. Non presentiamo i fenomeni però di marginalità o di banlieue, perché grazie a un tessuto di soggettività sociali molto molto diffuso, per fortuna, per nostra fortuna, che hanno saputo mantenere la coesione sociale di questo territorio, che si è sviluppato in alcuni decenni addirittura quasi raddoppiando la popolazione. Tra anni 60 e anni 80 noi abbiamo raddoppiato la popolazione, con immissioni di cittadini provenienti da prima dalle valli toscane, dall'Appennino toscano tanto amato da Don Lorenzo, ma anche di altre regioni del nostro paese e più recentemente da altri paesi molto lontani, non solo europei ma anche extraeuropei. Tra l'altro in questa immissione progressiva di popolazione vanno anche registrate che noi abbiamo un buon nucleo di cittadini provenienti dall'Istria, dopo le note vicende del confine orientale, come abbiamo un quarto della popolazione Rom e Sinti dell'intera regione toscana. Ecco, ciò malgrado, cioè malgrado queste immissioni, il nostro territorio ha saputo produrre coesione sociale. Dico questo perché credo rientri esattamente nello spirito di Don Lorenzo. Ha saputo creare coesione sociale, ha saputo accogliere, ha saputo creare nuova cittadinanza, e questo è un dono straordinario che il nostro territorio ha restituito ai propri 70.000 cittadini, grazie all'opera incredibile, direi, quotidiana, oscura, nel senso non sotto i riflettori, delle parrocchie, dei centri Caritas, ne abbiamo quattro, dei circoli arci, le cosiddette case del popolo, dell'associazionismo, il più vario di tutti. Noi abbiamo un fondo di microcredito che ha compiuto 10 anni martedì di questa settimana, tra i più sviluppati d'Italia. Io dico ahimè tra i più sviluppati d'Italia, perché vuol dire che il microcredito è poco sviluppato in Italia, se noi siamo così forti. È vero che il microcredito si è sviluppato in alcune regioni, tra cui la regione toscana, e non invece in tutto il paese. Cioè abbiamo una quantità di situazioni di attivismo sociale, il nostro sistema educativo e formativo, la nostra scuola,
tanti settori, fino all'associazionismo sportivo, cioè tutta questa aggregazione che implica una straordinaria mole di volontariato, di generosità offerta da uomini e donne, in un atteggiamento assolutamente aperto. Uno dovrebbe pensare che questo è un territorio, siccome siamo un territorio di sinistra, la dico in maniera amichevole, tradizionalmente a sinistra, spiccatamente a sinistra, uno immagina che qui vi sia stato o vi sia Don Camillo Peppone. Non c'è mai stato e non c'è. Se noi facciamo un progetto sociale, io non vedo sedute al tavolo le suore di San Bartolo a Cintoia piuttosto che quelle del Pignone, non inizio la riunione, perché mi manca un pezzo. Cioè le soggettività sociali ci interessano tutte e tutte hanno pari dignità, perché il nuovo si costruisce confrontandosi, non escludendo qualcuno. E quindi questo territorio è davvero così. Cioè noi facciamo le feste di San Bartolomeo a San Bartolo a Cintoia, dove il Circolo Arci è impegnato insieme più della stessa parrocchia. Facciamo le feste di strada, non è possibile che una soggettività diversa da un'altra non lavori insieme. Cioè, quindi c'è un senso di appartenenza, un senso di unione orientato al bene comune. E questo mi sembra davvero una grande lezione. Questo noi siamo, questo noi facciamo. L'ultima cosa che voglio dire, io credo, ma lo credo personalmente, lo credo come ruolo e quindi lo tengo come lezione nei miei comportamenti, anche i più minuti, che personalità tipo Don Lorenzo, come molte altre, perché altrimenti il suo spirito si potrebbe anche arrabbiare, Io ho letto e so tante cose di Don Lorenzo, ma credo che tutto volesse meno che la celebrazione della persona, dell'individualità, della sua individualità. E quindi lo spirito di Don Lorenzo, come quello di tante altre personalità, si rispetta nella misura in cui si mettono in campo comportamenti adeguati, che cercano di costruire qualcosa. Ecco, spesso mi faccio la domanda se quelle personalità, quel patrimonio culturale e spirituale ci è utile, come quello di tanti altri testimoni, diciamo, di questa nostra contemporaneità. Purtroppo la risposta è sì, ne abbiamo estremo bisogno. Dico purtroppo non perché non dobbiamo giovarci di queste grandi esperienze, ma perché oggi siamo particolarmente in crisi. E lo siamo, lasciamo stare l'aspetto sociale, economico, cosa che su questo territorio sentiamo abbastanza stringente. Lo siamo anche nell'attribuire senso a ciò che facciamo. Abbiamo molto smarrimento, c'è una diffusa, come dire, perdita di valori in un certo senso, o meglio l'assunzione di valori vuoti, moderni, tra virgolette, in realtà, come dire, gusci abbastanza fragili, abbastanza vuoti, che formano le soggettività e che si rompono molto velocemente, perché fondati su valori il successo, l'immagine, il successo economico, come finalità dell'esistere e non invece come strumento della vita quotidiana, banale strumento direi. Ecco, quindi queste personalità ci sono assolutamente essenziali per restituire senso a noi tutti. Questo è lo spirito, ma direi Don Lorenzo come
Enzo Mazzi, come tantissime personalità di questa magnifica regione, città, che ha saputo, come tante parti, come tutta l'Italia, come tutto il nostro mondo. Ecco, però in questo momento noi dobbiamo parlare di Don Lorenzo e capire che declinazione possiamo dargli nella contemporaneità, ad esempio. Ecco. Esempio, parlando di scuola, avere un incipit, non uno di meno. Nel senso che ci interessa il bambino che sa meno, quello che rimane più indietro. Non ci interessa, ci interessa promuovere anche il bambino che eccelle. Stiamo attenti come lo facciamo, queste cose devono stare insieme, le soggettività vanno tutte sviluppate secondo le loro potenzialità, arricchite. E dico un'ultimissima cosa, credo che a Don Lorenzo piacesse, potesse piacere il concetto di diritto ineguale, cioè che le regole, le norme non si applicano esattamente tutte allo stesso modo e a tutte le soggettività e a tutte le situazioni, ma che alcune situazioni esigono e richiedono atteggiamenti diversi, prioritari, perché non si parte tutte su una stessa linea. Quindi anche quando parliamo di opportunità o di welfare delle opportunità o di queste cose, dobbiamo sapere ciò che diciamo. La famiglia svantaggiata non parte sullo stesso livello di una famiglia che non lo è, dove vi è il lavoro stabile, dove vi sono anche competenze che si sono formate negli anni. La famiglia svantaggiata ha bisogno di progettazioni dedicate e le situazioni di marginalità o di svantaggio o di difficoltà economiche hanno bisogno di progetti dedicati. Dico questo con molta amarezza perché in questi anni di contemporaneità, facendo l'amministratore, noto un abbassamento dell'attenzione su questi livelli. Ecco, Don Lorenzo ci direbbe: cercate di essere più vivaci, cercate di essere più trasparenti, più sinceri l'uni con gli altri e soprattutto di discutere dei problemi veri, dei nostri bambini, delle nostre famiglie. Non discutiamo del metodo, smettiamo di discutere quanto sono bravo io o l'altro, o di metodologia, come si fa questo. Facciamo qualcosa, perché forse si sbaglierà anche, ma costruiamo sicuramente qualcosa. Per cui è con vera gioia che vi dico benvenuti e grazie a tutti voi di essere qui. Ci tenevo a dare questo saluto perché ho anzitutto accettato molto volentieri l'invito che mi è stato rivolto a portarlo a questo convegno sulla figura e sull'insegnamento di Don Lorenzo Milani a 45 anni dalla sua morte. Vi ringrazio perché mi ha fatto molto piacere che abbiate voluto che l'Arcivescovo di Firenze prendesse la parola all'apertura dei lavori. Io non ho conosciuto personalmente Don Lorenzo Milani, sono a Firenze da pochi anni, 3 anni e mezzo, sono proveniente da un'altra regione e anche più giovane della sua generazione. Questa distanza temporale non mi esime però dal prendere atto che non poche volte, quando si parla di Don Milani da parte di qualcuno, l'accento cade subito sul suo essere stato un prete scomodo, che ha avuto tensioni col suo vescovo e con la sua chiesa. Quindi avermi invitato mi sembra un fatto particolarmente significativo. Vuol dire che invece voi considerate più decisivo nella sua persona il suo essere un uomo di chiesa, che ha creduto fino in fondo alla sua vocazione e che ha continuato ad amare la Chiesa anche quando non si sentiva capita. Ciò è innegabile, è successo. La spinta al convegno, se interpreto bene le vostre intenzioni, nasce dal fatto che voi non solo volete approfondire il suo messaggio,
ma anche che siete stati toccati profondamente dalla sua testimonianza di fede e dalla sua dedizione assoluta al suo ministero. E di questo spirito autenticamente ecclesiale di nuovo vi ringrazio. Ecco, mi sembra che per collocare nella giusta luce questa grande personalità non dobbiamo dimenticare che Don Milani è un convertito. Ha conosciuto Gesù a 20 anni, si è innamorato di Cristo e per Cristo ha lasciato tutto. Ecco, mi viene in mente spontaneamente questo passaggio del Vangelo di Marco in cui abbiamo la narrazione della chiamata dei primi 4 discepoli. Passando lungo il mare di Galilea, Gesù vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Poi continua con Giovanni e Giacomo. Nel racconto quel che impressiona, almeno a me, è soprattutto quell'avverbio, quel subito. È un avverbio che sa di miracolo, un avverbio tra l'altro particolarmente caro all'Evangelista Marco. Esprime bene anche la risposta d'amore incondizionata, totale, di Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo apparteneva a una famiglia di buona borghesia fiorentina, con un albero genealogico prestigioso e un'agiatezza sicura. Il salto che imprima la sua vita con la conversione è totale, senza rimpianti. E qui un'altra citazione, non più dal Vangelo, ma da un prete che lo conosceva bene, Don Lorenzo, che è Don Raffaele Bensi, che con un linguaggio colorito da fiorentini, ma ormai mi sento abbastanza fiorentino dopo 3 anni, da osare di usare questo linguaggio. Così disse di Don Milani, Don Raffaele Bensi: incontrare Cristo, incaponirsene, derubarlo, mangiarlo, fu tutt'uno. Ecco, fino a pigliarsi un'indigestione di Gesù Cristo. Partì subito per l'assoluto, senza vie di mezzo, voleva salvarsi e salvare ad ogni costo, trasparente e duro come il diamante. Doveva subito ferirsi e ferire, e così fu. Sia chiaro, aggiungeva ancora Don Bensi, che lui della Chiesa era innamorato, un innamorato folle. Fin qui Don Bensi, e non è mai tornato indietro da questo innamoramento di Cristo e della Chiesa. Non se n'è mai pentito, neanche nei momenti difficili che ci sono stati tra lui e il Vescovo, tra lui la Chiesa. La sua è una fedeltà a tutta prova, da cui non si può prescindere per capirlo fino in fondo, una fedeltà anche a caro prezzo, che si può comprendere solo sulla base della sua conversione. Solo se si parte dalla sua risposta di fede si capisce tutto il resto. La decisione di lasciare una famiglia che gli assicurava tanto, la scelta dei poveri così radicale, l'accettare in obbedienza al Vescovo il trasferimento in una parrocchietta piccola di montagna tra molti disagi. Qui forse è l'Apostolo Paolo che ci può aiutare. Queste cose che per me erano guadagni, dice nella lettera ai Filippesi, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura. Anche San Paolo utilizzava il linguaggio, diremmo noi, milaniano, spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui. Mi sembra tanto importante partire di qui, perché questo ritengo che sia il suo vero segreto. E di qui viene tutto il resto, dolore, che non è di minore importanza. Però da qui nasce,
da qui nasce Don Lorenzo educatore e maestro, la sua passione civile, l'obiezione di coscienza, anche la sua radicalità nel contestare con forza tutte le ingiustizie, le ipocrisie, i falsi valori del mondo, la sua passione per una Chiesa più vicina ai poveri, più vicina alla gente. Nonostante siano passati quasi 45 anni dalla sua morte, Don Lorenzo è ancora tanto presente e vivo. Lo dimostra il numero di persone che salgono a Barbiana, le pubblicazioni che escono, le iniziative di studio che si moltiplicano. Anche oggi egli è una delle figure più vive e più amate e questa attualità interroga in tanti modi. Piaciuto, una signora mi ha chiesto di fare una prefazione alla raccolta dei biglietti che lasciano sopra alla tomba di Don Lorenzo. Già siamo al secondo volumone così alto e l'ho fatto volentieri questa prefazione perché significa appunto il fatto che Don Lorenzo è ancora vivo per tanti. Interroga il suo modo di essere maestro, un maestro, e qui uso le sue parole, che sa scrutare i segni dei tempi e indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che si vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. Interroga il suo bisogno di mettersi al servizio delle persone, senza parola. La sua convinzione che restituir loro la parola non significa solo restituire dignità, ma anche far emergere ricchezze umane e spirituali necessarie per tutti. Oggi tra noi, nelle nostre città, nei nostri paesi, ci sono tanti uomini senza parola, immigrati stranieri, ma anche nuovi poveri della nostra gente, che fanno spesso l'esperienza di vivere in un mondo ostile alla periferia della società. Attualizzare il messaggio di Don Milani significa allargare lo sguardo, sentirci responsabili, cooperare. Vi auguro buon lavoro su questo cammino. Sono giorni difficili quelli che stiamo vivendo. Ci sono tante preoccupazioni, ma anche il lavoro. La situazione economica è molto grave. Siamo tutti più o meno a scrutare l'orizzonte per vedere se spunta un po' di sole. Voi siete qui impegnati in una riflessione che vi fa onore. Lavorate, fate le cose seriamente, impegnatevi e tutto, direbbe anche oggi Don Lorenzo con la sua saporosa parola fiorentina, e qui ancora cito da una sua lettera, tutto senza perdere il sorriso sulle labbra e nel cuore, e senza un attimo di disperazione o di malinconia o di scoraggiamento o di amarezza. Prima di tutto c'è Dio. E poi c'è la vita eterna. La storia la insegna Dio e non noi. E l'unica cosa a cui ambisco è di capire il suo disegno man mano che egli lo svolge. Non ambisco levargli il lapis di mano e pretendere di diventare un autore della storia. Coraggio e il Signore ci benedica tutti. Grazie. Mi sembra giusto a questo punto dare la parola alla nostra vicepresidente, una giovane donna che onestamente onora anche la nostra regione. Ella si interessa anche della scuola, quindi una materia milaniana di prima grandezza, e sono certo che voi la ascolterete con attenzione. Buongiorno signora. Buongiorno, grazie per questo invito. Penso di essere qui soprattutto anche perché mi occupo di scuola e devo dire che di Don Milani, delle tante dimensioni di Don Milani, perché Don Milani è un patrimonio incredibile nella sua testimonianza di vita, ha tante dimensioni che possono essere approfondite. A me interessa moltissimo quella dell'educatore. E devo dire che mi ha sempre affascinato e mi sono chiesta sempre come Don Milani sia riuscito a essere così un educatore di successo, un educatore efficace, così efficace, perché sicuramente questa è una delle dimensioni più importanti, no, di Don Milani. Del resto qui oggi appunto è soprattutto un raduno di persone che lo hanno conosciuto, che l'hanno in qualche modo amato,
anche indirettamente, ma nasce dall'idea di mettere insieme gli ex allievi, quindi la dimensione dell'educatore è importantissima. E credo che un giorno, ascoltando proprio un ex allievo di Don Milani, in un'iniziativa organizzata dal centro Don Milani a Vicchio, mi è venuta la scintilla. Dico, ecco che era il segreto del successo di Don Milani. Perché raccontando il rapporto con Don Milani, la cosa più importante che ha detto questo ex allievo è: bisogna capire che a noi Don Milani ci voleva bene. E io credo che, che questa cosa sia di una straordinaria forza, veramente, guardate, perché credo che oggi si sottovaluti troppo, quando si parla di scuola, l'importanza, si parla tanto di come far funzionare questa scuola, la qualità della scuola, ma ecco, spesso si dimentica l'ingrediente principale, che è la relazione fra l'educatore e l'allievo. Che è veramente il segreto del successo della relazione educativa e dell'insegnamento. E credo che questo sia il messaggio che ancora Don Milani, ci arriva da Don Milani. Per lui era una sua capacità personale. Oggi questa cosa, tra l'altro, invece anche la scienza, la neuroscienza, la psicologia, l'esperienza pedagogica, ci dice che è vero, che La percezione di vicinanza che gli allievi hanno di un insegnante può determinare il suo successo a scuola, il suo capacità di rendimento. E guardate, quindi questa riflessione è quanto mai attuale in un momento in cui spesso di scuola si parla troppo in termini di competitivi. Proprio è di questi giorni una riflessione, sapete, importante, dovuta a una riforma cosiddetta del merito, che in questo momento è oggetto di discussione politica nazionale, e credo che sia estremamente attuale quindi questa riflessione, perché io credo che non si debba assolutamente avere niente contro il merito quando questo è il riconoscimento di un impegno. So anche sempre dalla testimonianza degli allievi di Don Milani che Don Milani era molto esigente, molto severo, era capace di rimandare a casa un ragazzino che aveva fatto magari 9 chilometri per arrivare a scuola, si arrivava pochi minuti di ritardo. Io, ecco, questo è molto, però era molto esigente, quindi l'impegno è giusto riconoscerlo, ma questo non ha nulla a che fare con la competizione. Assolutamente nulla a che fare. Quindi io credo che bisogna stare molto attenti, e il messaggio di Don Milani ci deve guidare anche in questo percorso di riuscire a capire come rendere migliore la nostra scuola come quel luogo privilegiato dove i nostri ragazzi possano imparare a attrezzarsi per il futuro, a sviluppare quelle competenze sociali che sono determinanti per la loro vita e per la comunità. Quindi credo che quindi questa giornata bellissima, questa maratona, gioiosa maratona milaniana che voi avete organizzato sia un'occasione straordinaria per riportare al centro le questioni fondamentali. Grazie. La signora Lorenza è la presidentessa dell'istituzione pubblica Don Lorenzo Milani, Scuola di Valbiana. E devo essere sincero, io ne ho conosciuti già 3 di questi presidenti, è la più battagliera ma anche la più simpatica. A te parola. Grazie del simpatico, cercherò di essere anche breve, anche perché mi sembra che ci sia poco da aggiungere alle cose che già sono state dette e alle tante che verranno senz'altro dette. Come ha detto Manrico, e come me fa parte, oltre che del centro, anche dell'istituzione culturale che è del comune, è emanazione, diciamo così, del Consiglio Comunale di Vicchio. Io ne sono il presidente insieme a Manrico e ad altre persone. Dunque, il nostro è essenzialmente, parlo più di noi, di quello che facciamo noi, perché di Don Milani siete più adatti a parlarne voi, perché se tra Pietro e Paolo io sarei Paolo, perché quando Don Milani faceva la sua esperienza a Vicchio, io ero già abbastanza grande, perché nel 67 avevo 20 anni,
e studiavo da maestra allora, però non si capiva in paese la figura di Don Milani, la si viveva come un personaggio diverso, strano. Io ricordo ad esempio gli amici dei miei fratelli che invece battevano gli ambienti bene di Firenze, gli ambienti istruiti, gli ambienti di un certo tipo, che venivano su, dicevano andiamo, si va a Barbiana, ma e noi si diceva, io almeno dicevo, ma a Barbiana a farci che cosa? E ho mancato questa occasione, quindi diciamo così, io ho conosciuto la figura di Don Milani solo dopo, e direi che anche come insegnante, e qui voglio dire la verità, ho molto sofferto ad esempio pubblicazioni come quella di Lettere a una professoressa, perché all'inizio, quando fu fatta, io mi sono laureata nel 71, io la vivevo come una cosa a pelle, come una cosa ingiusta, poi magari maturi, cambi, riesci a capire e quindi magari cambi prospettiva e maniera di vedere le cose, però ecco, ricordo questo e quindi la mia conoscenza, diciamo, è inferiore senz'altro a tutti gli ex allievi del centro e anche a molti di voi, tra cui vedo anche molti, diciamo, studiosi. Voglio dire che appunto noi facciamo documentazione, quindi praticamente abbiamo curato tutto quello che era il materiale presente già dalle passate amministrazioni nella nostra istituzione, abbiamo cercato di metterlo in rete nel nostro sito, e cerchiamo di portare il messaggio milaniano, anche se diciamo così rivisto e rimodernizzato nelle scuole, cioè cerchiamo di coinvolgere le scuole del territorio, diciamo così, in questo percorso, e facciamo parte anche noi del consorzio che fa centro alla Fondazione Giovanni XXIII di Bologna, che appunto sta curando, diciamo così, questa ricerca dei documenti e dell'opera milaniana, e al riguardo abbiamo fatto anche un convegno appunto nel tentativo di ritrovare materiali inediti, perché ancora pare che ce ne siano, anche se le persone sono piuttosto propense a tenerle come un santino più che come un documento che prende forse più valore dal momento che viene divulgato. E niente, appunto, questo lavoro sulle scuole, e soprattutto negli ultimi anni abbiamo curato un concorso per le scuole che è nazionale, abbiamo sempre avuto il patrocinio del Ministero, che ha curato, diciamo così, che ha cercato di divulgare un messaggio milaniano nelle scuole. Abbiamo avuto diverse scuole che hanno partecipato a questo concorso, che le scuole poi più meritevoli vengono, diciamo così, sostenute per la partecipazione della marcia di Barbiana, che il comune di Vicchio fa, di cui voi tutti conoscete, che quindi non importa che io vi ridica. Ecco, io ho cercato nella mia gestione di allargare, io almeno come ex insegnante la vivo un po' così, non so se sbaglio, di allargare il pensiero milaniano a quello che è, diciamo così, una progressione, cioè non tanto un concorso per studiare la figura di Don Milani, su cui tanto è stato detto e tanto è stato scritto, ma su temi milaniani, ad esempio quest'anno l'accoglienza, l'intercultura, l'integrazione, la diversità, cioè chiedendosi se oggi Don Milani fosse un novantenne pimpante tra noi, a che cosa si dedicherebbe? Molto probabilmente si dedicherebbe a quelli che sbarcano da barconi o a quelli che sono gli ultimi, eccetera, queste cose qui, no? Quindi un discorso inclusivo, non con questo io voglia criticare il nostro ministro perché non ne so abbastanza, ma certamente il discorso, sì, è valido il discorso del merito, ma nella scuola è valido in primis il discorso inclusivo, e di questo ci siamo un pochino occupati noi. Insieme al comune abbiamo, e al centro che qui è rappresentato da Marrico, abbiamo diciamo così patrocinato, collaborato, come si potrebbe dire, collaborato è un po' troppo, è un pochino troppo, un po' meno che collaborato a queste giornate. Buongiorno e grazie. Grazie a te, Lorenzo. Volevo intanto dare la parola a Nanni, due minuti, ma devi almeno fare un saluto a nome del centro di Vicchio, dello storico centro di Vicchio. A te Nanni, vieni, vieni, due parole ce le devi dire, almeno dopotutto si deve alla tua caparbia se poi l'idea di fare questo convegno internazionale è riuscita. Sapete, avevamo paura che ci trovassimo tutti sotto 2 metri di terra prima di poterlo fare questo convegno internazionale, e allora ci siamo dovuti affrettare perché cominciamo ad andare sull'andante mosso verso lidi piuttosto lontani.
A te la parola, Nanni. Prego. Va bene, io non pensavo riccio. Scusatemi se c'è qualche errore di ortografia, ma me lo sono fatto censurare da un prete e da un carissimo fratello, Edoardo Martinelli. A ogni modo, quindi io comincerei col dire, parlando dell'insegnamento di Don Lorenzo Milani, io credo che in questo convegno si deve dare come scopo primario di trovare il perché di moltissimi giovani vengono abbandonati dalla scuola. Forse in Italia la scuola non è che la vada bene tanto, perché c'è milioni di studenti che andescano, non conoscono un pesco da una hercia. Forse sarà quello. Ognuno di noi quando esce di qui si deve sentire responsabile di non aver fatto il possibile per salvare quelle centinaia di milioni di giovani nel mondo che sono stati abbandonati a se stessi senza un minimo di istruzione scolastico, essendo poi merce di qualsiasi tipo di criminalità. Questa è la realtà. Quando si esce di qui bisogna ripensarci mattina e sera, pensarci anche la notte mentre si dorme. E perché la situazione scolastica è così, perché il mondo è così, perché l'Italia è così. Perché si è creato e giovani che non fanno a livello di mestieri, di cultura di mestieri, non sanno fare una sega nulla. Quindi un impegno di riconversione in questo campo. E non solo a chi governa il proprio paese, la propria scuola. È inutile girare su se stessi. Un popolo con più cultura ha e più sta meglio. Un popolo con meno cultura ha e più sta peggio. C'è niente da fare. Basta guardare la situazione internazionale. Prendete l'esempio dei tedeschi che dominano tutto l'apparato industriale di tutta l'Europa e decidono loro quando si deve andare anche al gabinetto, manca poco. E quindi è creare un mondo non competitivo dove chi sa di più deve condividere con chi sa meno senza chiedere niente. Quindi la chiave di tutti i problemi sta nella scuola, nella coscienza di ognuno di noi. Però non tutti siamo uguali per quanto riguarda l'impegno scolastico verso gli ultimi. Ci sono tante barbiane, sia in Italia che nel mondo, dove ci sono persone, sacerdoti, non sacerdoti, di ogni estrazione politica, di ogni estrazione religiosa, che hanno aperto scuole anche a rischio della propria vita. Io penso in Bassa Italia, anche in tanti posti, e non solo in Alta Italia, tanti preti che vanno al di là, tante persone che vanno al di là di volere della camorra, di qualsiasi criminalità, che non vogliono che i ragazzi gli studino più di tanto, se no dopo vengano messi nei pilastri di cemento. Anche il rischio della propria vita, dando una dignità umana a milioni di bambini e non solo. Per l'ultima cosa vorrei ringraziare e abbracciare tutti coloro, compreso queste persone che sono venuti oggi, perché se sono venuti e segno hanno qualcosa nel cuore e che sperano in qualcosa di meglio, che sperano di seguire un po' la strada di Don Milani, l'insegnamento. E quindi un loro contributo. A tutti coloro che con il loro contributo, ora non so se sono ripetitivo, hanno fatto sì di far crescere questa nostra associazione, che oggi in piccola parte è conosciuta in tutto il mondo. Un particolare ringraziamento, anche se non è potuta venire per ragioni che è anziana e non ce l'ha fatta, alla signora Fiorani, che col suo lavoro enorme, con i suoi scritti, ha portato a una conoscenza maggiore di Don Lorenzo Milani. Grazie. Dio. Grazie a te. Grazie. Chiudiamo col nostro sindaco, è vero che con Roberto Izzo.
In ogni caso, brevemente vi dirò che la più antica delle associazioni di Don Milani è rappresentata proprio da Nanni Banchi, il quale, andando su a Barbiana, si accorse che crollava la piccola cappelletta e naturalmente il cimitero. Andò per Vicchio a rompere le scatole, e non dico parolacce in questo caso, a tutti i vecchi allievi di Don Lorenzo, dicendo: bella figura che fate, abbandonare così queste vetuste memorie, queste vostre memorie, all'abbandono completo, e fregarvene dopo aver avuto tanto beneficio da Don Lorenzo. È una bella vergogna. E li costrinse in qualche maniera, benevolmente, li convinse anche a andare su tutti i fine settimana con calce, mattoni, eccetera, eccetera, a rimettere a posto le cose. Poi incontrarono i vari pellegrini che già allora cominciavano a salire per Vicchio, per Barbiana, e da quel momento diventò quasi un obbligo per loro doversi organizzare per fare qualcosa a favore di questi pellegrini che venivano su con tanta buona volontà e con tanta speranza di trovare soluzione a quelle domande che sentivano dentro, urgenti, necessarie, pressanti. Ecco, questa è l'origine dell'Associazione dei Liberi Pensatori Milaniani o degli ex allievi di Don Lorenzo Milani. Oggi a interpretare questo spirito c'è il nostro sindaco, che onestamente, io glielo dico, lui si schernisce sempre, ma è il sindaco più simpatico che ho visto a Vicchio. Egli è vero, gli è un bel binomio e ci vuole. E fra parentesi vi dirò che io sono convinto che gli è anche una persona onesta, e lo dico senza, mettendo anche la mano sul fuoco. Vai, detto bene. A te, Izzo. Sì, sono ruffiano oggi. Beh, io ringrazio Marrico. È ovvio, il saluto di sindaco di Vicchio è il saluto del paese, del territorio e del popolo cui ha appartenuto Barbiana. Ragione per cui io ho accettato molto volentieri e accetto sempre molto volentieri quando mi si invita a parlare di Don Milani. Anche perché io, mi sembra nell'80 e nell'81, a quell'epoca ero capogruppo della Democrazia Cristiana all'interno del Consiglio Comunale di Vicchio, oggi invece sono sindaco del PD in una giunta di centro-sinistra a Vicchio. In quegli anni nasce l'istituzione Don Milani, nasce il centro, va bene? E io, insieme al mio attuale assessore ai lavori pubblici, che è qui insieme a me, scrivemmo il primo statuto, aiutando Nanni. Quindi il primo statuto del centro, va bene, io insieme all'attuale mio assessore, a Nanni, e a tanti ragazzi di Barbiana che a quell'epoca ci ritrovammo, contribuì a scrivere questo statuto. Quindi da sempre, diciamo, io seguo Don Lorenzo e ne parlo sempre molto volentieri, perché per vita vissuta. Io non sono figlio di contadini, va bene, sono figlio di operai e ho vissuto 30 anni nelle case minime. Le case minime sono il minimo delle case popolari a Pontassieve. E essendo nato nel 1946, questo significava che negli anni 50 eravamo già predestinati o a fare, non andare nelle stalle perché ovviamente abitavo un paese, ma andare a fare il garzone in un negozio, va bene, oppure fare l'avviamento industriale, perché coloro i quali venivano dalle case minime, i figli degli operai negli anni 50, la scuola media era un qualcosa di irraggiungibile per molti di noi. Proprio perché per quanto, come c'è scritto in Lettera a un professionista, cosa che io lessi nel 68 di strada, in qualche modo non avevo già fatto, nel 69, facevo il terzo anno di ingegneria a quell'epoca a Bologna. E quindi quando l'ho letta mi ci sono ritrovato pienamente dentro le problematiche di Lettera a una professoressa, proprio perché io l'avevo vissute in quanto figlio di operai, e negli anni 50 come oggi si lavorava tre mesi a casa, quindi con tutti i problemi che anche oggi ci sono.
E quindi lettera a una professoressa, mi ricordo, mi affascinò, lo comprai lì da Pitagora, dove compravo le dispense per studiare, lo vidi, Vicchio, Barbiana, quindi io sono nato a Vicchio e quindi subito, va bene, me lo lessi, e in una notte me lo lessi. E quindi questa mia vita vissuta, molto analoga a quelli dei ragazzi, mi ha sempre, vi ripeto, affascinato, e per questo io nei confronti di Don Milani mi sono sempre impegnato e ho sempre avuto un grandissimo rispetto. Anche perché questo servizio che lui ha messo nei confronti di coloro i quali, va bene, hanno bisogno, è stato uno dei fari della mia vita. Un altro faro della mia vita ovviamente è stata la fede. Io sono un credente, quindi ho, va bene, nella mia formazione culturale ho questo aspetto di servire, come, non perché io sono un credente, ce l'hanno tantissimi nel mondo, per carità, però ovviamente questo mio insegnamento mi porta sempre ad essere dalla parte di chi ha veramente bisogno. Tant'è vero, se voi andate a vedere il bilancio del mio comune, che io ho approvato il 14 di maggio, tra le tantissime difficoltà, al primo posto ho il sociale e la scuola. Poi dopo si discute dell'altro. Quindi al primo posto del bilancio del mio comune ci sono queste due pietre miliari, verso le quali noi ci impegniamo quotidianamente, perché sono veramente due aspetti, il sostegno alla nostra scuola e il sostegno a chi ha bisogno, due aspetti veramente fondamentali. E questo spirito di servizio, certo che sono una persona onesta, a me queste cose le voglio dire, poi uno può scivolare anche sulle bucce di banana, va bene, e questo succede, però questi aspetti per me sono lontani anni luce, proprio perché questi sono i principi verso i quali io, vabbè, continuamente mi attengo. E quindi lavoro in questo campo. Questo spirito di servizio, questo essere dalla parte degli umili che Don Milani ci ha insegnato, per me, me l'aveva insegnato la Pira. Perché io durante gli anni della mia gioventù, uno dei maestri miei dei punti è stato anche la Pira. E quindi ecco perché questo mio impegno, una volta che sono andato in pensione, quindi dedichiamo parte della mia esperienza all'interno del mio paese. Quindi questo servizio è fondamentale. Altro aspetto che io, quando parlo o vengo chiamato a parlare di Don Milani, che mi sta particolarmente a cuore, ovviamente ho detto qual è la mia formazione, è questa testimonianza di amore e di impegno cristiano che questo prete, e questo è un altro aspetto che io, l'ha fatto molto meglio di me il cardinale precedentemente, ma anche questo è un aspetto di fondamentale importanza. Don Milani fa questo, sì, poi abbiamo detto che è tutto quello che vogliamo, ma fondamentalmente Don Milani era un sacerdote, e quindi questo per me è una testimonianza, perché molto spesso si parla di essere capaci di testimoniare, ma quando uno si trova di fronte ad una persona che con il suo amore, con il suo impegno, con la sua fede è dalla parte degli ultimi e capisce che bisogna aiutare, per me è la testimonianza più bella che una persona ovviamente può dare. E quindi questo mi riempie profondamente di gioia, vorrei dire, è un qualcosa che effettivamente mi dà sempre la carica per poter andare avanti, perché dico, effettivamente quando certi principi li abbiamo presenti e cerchiamo di applicarli, i risultati poi si vedono. Certo, voi, se noi pensiamo che questo sacerdote, passando per Calenzano è arrivato a Barbiana, ora tutti noi si sa dov'è Barbiana, e in mezzo a coloro che avevano bisogno di lui, e con la sua opera, va bene,
che ha avuto una risonanza mondiale, questo è fuori discussione, no? Quello che ha fatto a Barbiana, quindi in questa chiesina, e quando uno ci va la prima volta dice: ma guarda, effettivamente come si può fare a fare una cosa in questo modo? Già oggi sarebbe più facile, va bene, ma addirittura 60 anni fa, 50 anni fa era ancora più problematico. Quindi partire da Barbiana e aver operato in una piccola chiesa di campagna con una comunità, diciamo, di persone onestissime ma povere, avere avuto questa risonanza, effettivamente è qualcosa di mirabile agli occhi nostri. Ma questo perché, ovviamente, chi la pensa come me dice: è la provvidenza che effettivamente guida ognuno di noi. E un'altra volta, ora stamattina il nostro cardinale ha fatto un intervento molto bello, ma ancora più appropriato, io vi invito, di solito apro una parentesi, quando a giugno, va bene, si celebra la messa per l'anniversario della morte di Romina, di solito mi trovo con lei, verso il quale mi legano rapporti di profonda amicizia e di stima, sia familiare che proprio personale, e di solito ci si divide le letture, non siamo molti. Ma un anno è salito il cardinale Antonelli, e ha fatto un'omelia, rimettendo le cose tutte in maniera incredibile, fu bravissimo il cardinale Antonelli a risistemare tutto ciò, va bene, che su Don Milani la Chiesa fiorentina, va bene, in qualche modo non aveva fatto. Fu veramente stupendo. Le poche persone che eravamo lì restavamo veramente entusiasti nel sentire quell'omelia che riponeva e ridava tutto ciò, va bene, che qualcuno magari poteva pensare. Questo cardinale risistemò la figura di Don Milani in maniera incredibile e ci fece un piacere immenso. E io condivido in maniera particolare, va bene, sul vostro comunicato stampa, me lo sono riscritto, condivido in maniera particolare perché è appropriata e attuale la seconda domanda che voi avete scritto: che ne è stato dell'esempio di servizio, ecco il servizio verso coloro i quali, va bene, hanno bisogno veramente del tuo impegno, della lezione di vita di questo sacerdote? È stata una lezione di vita per tutti. Dello spirito di libertà, di fratellanza e di vero amore di Don Lorenzo Milani. E quindi mi riallaccio io a quello che diceva il nostro vicepresidente. È vero, quella mattina a Vicchio c'era anch'io insieme a lei, e questo aspetto dell'amore verso la propria comunità, va bene, è la chiave di volta. È questo, io ne sono profondamente convinto, che senza questo spirito di servizio, senza quest'amore verso l'uomo, non voglio utilizzare la parola verso il tuo prossimo, ma quest'amore verso l'uomo, se non c'è, è un problema serio. Quando invece questo amore verso l'uomo esiste, tutto si rende più facile e tutto va al posto giusto. E questo è il successo. Spirito di servizio perché esiste l'amore verso il mio prossimo, verso l'uomo. Oggi questi aspetti purtroppo ci si dimenticano, ma bisogna non dimenticarseli. E in convegni come questo aspetto deve emergere in maniera forte. Perché, vedete, la risposta secondo me è semplice, perché le persone che si mettono al servizio della propria comunità sono persone libere. Quando uno si mette al servizio della propria comunità è una persona libera, ed è tanto più libera, tanto più è capace, va bene, di voler bene alle persone con le quali lui lavora e per le quali lui lavora, con le quali e per le quali. Quindi questo, quando manca
questo spirito, quando manca questo, si fanno discorsi. Oggi se ne sente tanto. Io devo dire la verità. Io comincio un po' ad avere, come si vuol dire, di sentire continuamente discorsi. E tutti hanno ragione. Non c'è nessuno. Questo qualunquismo, questa demagogia, che è veramente incredibile, che quando poi, dalla piazza dove tu fai discorsi, che poi è facilissimo, no? Perché, vedete, oggigiorno, mentre Don Milani agiva e insegnava, questo è il servizio, amore, lavoro per coloro i quali hanno bisogno, oggi invece che succede? Si dice solamente le cose che non vanno. Io farei perché questo sbaglia. Questa è demagogia, questo è qualunquismo. Io vorrei sentir dire, questo è il problema e io lo risolvo in questo modo. Poi dopo io mi assumo la responsabilità se, ovviamente, nell'individuare il problema ho sbagliato. Questo è richiesto alla classe politica, alla classe dirigente di oggi. Non andare a prendere un microfono e cominciare a sparare con un qualunquismo che fa veramente rizzare i capelli. Quando lui ha parlato bene, c'ha ragione, ha detto no, guardate, c'è di mezzo in mare, io ve lo dico per esperienza personale, ormai faccio il sindaco da 3 anni, e come vi ho detto ho fatto il capogruppo dell'opposizione anche. Quindi quando fra le cose, come si suol dire, fra comunisti e democristiani c'era anche, insomma, non voglio entrare, va bene. Quindi, ma fra questo pensiero e il fatto di dover prendere le decisioni e lavorare, c'è in mare di mezzo, in mare. Ragione per cui quando, vi ripeto, sento questa demagogia, non ne posso veramente più. La televisione quotidianamente ci propina personaggi di tutti gli schieramenti, da tutte le parti, quali sono bravissimi a dire, ma nessuno, fateci caso, nessuno ci dice come va bene risolvere il problema. E chi è che ovviamente questo lo deve fare? Lo devono fare quelle persone che io rispetto profondamente, che si stanno impegnando tutti i giorni, e vi dico costa veramente sacrificio, cercare di affrontare problemi che sono enormi, e cercare le soluzioni nell'interesse di tutti. Io concludo, però come sindaco, e mi trovo d'accordo con la prima lettera che ha scritto con il saluto di Don Giuliano, il parroco di Vicchio. Io voglio fare un invito, ma questo io ve lo faccio veramente, come si suol dire, con il cuore in mano. Io sto vivendo da sindaco una situazione un po' di diaspora, va bene, tra tutte le varie componenti milaniane. Guardate, il messaggio di Don Lorenzo, si è detto, è un messaggio d'amore, è un messaggio di impegno. Io vi prego, ma vi prego veramente con il cuore in mano, cerchiamo di ricomporre tra tutte queste, non mi viene una parola diversa, dico diaspora, ma non è la parola giusta, ve lo chiedo veramente, e io mi impegno insieme a voi, perché a me mi dispiace salire a Barbiana e vedere una situazione. E scendere a Barbiana ora con l'ultima marcia e vedere un'altra situazione è veramente, oppure parlare con un allievo e dici una, è ovvio che ognuno di noi ha la sua idea, però occorre veramente ricomporre questa situazione, e quindi io chiedo, va bene, uno sforzo, e questo è il messaggio che il sindaco di Vicchio lascia a questo convegno, uno sforzo da parte di tutti, io con Marrico ci parlo molto spesso, con Nevio ve l'ho detto, ho rapporti d'amicizia tali che ci si guarda in faccia, anche perché si sta di vicini di casa, dal giardino ci si chiama e ci si saluta, per cui quando ci si incontra con lo sguardo ci siamo belli e capiti. Io vi prego, va bene, e vi lascio questo messaggio, cerchiamo di ricomporre fra tutte le situazioni milaniane in modo tale che questo messaggio, come avete scritto giustamente, questo messaggio di servizio, di fratellanza e di amore che Don Milani ci ha lasciato, si possa vedere veramente i frutti.
che altrimenti è una cosa che lascia un po' la mano in bocca. Grazie e buon lavoro. Grazie. Io a questo punto vorrei parlare di una cosa eccezionale che è stata fatta negli altri anni, negli scorsi anni, grazie a un nostro socio che oggi non c'è, sta studiando, deve fare degli esami, quindi è una persona anche giovane, si chiama Gianni Zappoli, e qualche volta questo tipo è un tipo un po' spigoloso, bisogna stare attenti a come maneggiarlo perché può esplodere. Però è successo diverse volte che ci ho fatto questione, ma siccome io sono un tipo piuttosto amabile, è difficile insomma di riuscire a tirare un pugno a Marlico. Si schivano insomma i pugni noi. E quindi è andata a finire che poi da delle situazioni diciamo di crisi siamo passati a una più rafforzata amicizia. Oggi come oggi devo riconoscere a Zappoli, e l'ho sempre riconosciuto comunque, una grande onestà. Zappoli è riuscito a convincere dei colossi, parlo per esempio della COP in particolare, lui prese una tessera della COP per poter partecipare al bilancio della COP. E quando fu durante l'assemblea della COP alla preparazione del bilancio, alzò la manina e cominciò a fare le bucce alla COP. E gli disse, ma è possibile che io possa pagare il pane 1 euro al chilo in Toscana, a Vicchio, e quando vengo via a Bologna lo devo pagare 4 euro e 4,20 euro. Questo è un furto. Da quel momento successe il parapiglia. Grazie anche a padre Ottavio che è qui fra di noi e che potrà raccontarvi meglio la storia, oggi noi possiamo dire, e lo possiamo dire con le cifre alla mano, che la sola COP in Toscana è riuscita a vendere 1 milione di pezzi di pane in un anno e in Emilia-Romagna 1 milione e 100 mila pezzi, il che significa 2 milioni e 200 mila pezzi solo alla COP. Dovete sapere che anche le consorelle avversarie della COP, la CONAD, l'Esselunga, eccetera, si sono dovute adeguare. Quindi potete moltiplicare quella cifra per non so quanti altri fattori. In effetti i soli 2 milioni e 100 significano quasi 7 milioni di euro risparmiati in un anno dalle famiglie meno abbienti della Toscana e dell'Emilia Romagna. Questa è rivoluzione. Questa è la vera rivoluzione. Noi possiamo far qualcosa in piccolo e trasformarlo in qualcosa di magnitudo eccezionale. Chiamo padre Ottavio che parlerà sia di questo e del suo lavoro come editore per i comboniani, che sono i nostri migliori amici, vogliamo essere sinceri. E qui ci vuole un applauso perché padre Ottavio se lo merita. Beh, la cosa più bella forse non è tanto quello che diciamo, che ascoltiamo, ma il fatto di esserci. La nostra presenza è una ricchezza e allora gioiamo per il fatto che ci siamo. Io non ho conosciuto Don Milani, ma sono stato ordinato, consacrato prete il 25 giugno 1967 e il giorno dopo ho visto sul giornale che Don Milani aveva terminato il suo cammino in questo mondo. E poi riflettendo nella mia vita su questo prete che è vissuto in un paesino piccolo come il paesino in cui sono nato io in Liguria, provincia di Savona, paesino che adesso fa 30 abitanti e quando sono nato io ne facevo un 120, in un'aula c'eravamo tutte le 5 classi con un solo insegnante che ci insegnava in un modo davvero stupendo perché ci voleva bene, ci amava. È bello. Mi sono sentito proprio così affiatato, vicino a questo prete e quando poi, lavorando alla editrice missionaria italiana a Bologna, ho conosciuto Gesualdi, ho scoperto che davvero i profeti non sono gli uomini del passato, non sono nemmeno gli uomini del futuro, ma sono gli uomini del presente. Ho scoperto che nell'anno ci sono 2 giorni in cui non si può fare niente. Ieri e domani.
E allora mi sono lasciato guidare da Gesualdi, o con lui ho approfondito la conoscenza di Don Milani e ci siamo lanciati nel cammino dei nuovi stili di vita, con la guida al consumo critico e prima ancora con Lettere a un consumatore del Nord, dove i poveri, il sud del mondo, coloro che non contano, coloro che forse tu e io abbiamo messo da parte, diventano i nostri maestri, perché non ci trasmettono idee, ma vita. E la vita si impara dove si paga di persona, non dove la croce si mette sulle spalle degli altri, ma la portiamo noi. E per fortuna, per provvidenza, mi è piaciuto molto risentire questa parola dalla tua bocca, Sindaco, per provvidenza ho incontrato a Bologna dei gruppi di giovani e ho detto: ma perché non possiamo fare qualcosa? E questo Gianni Zappoli, che aveva una ditta, una società con altri, che vendeva apparecchi di grande valore, ma si era accorto che li vendeva in ambienti poco puliti, poco chiari, ha rinunciato in seguito a un incontro, a una conferenza di un certo padre Alex Zanotelli. E abbiamo cominciato un cammino. E da questo cammino è nata l'iniziativa del pane. Abbiamo fatto un incontro con le istituzioni, il mondo universitario, l'associazionismo, e siamo riusciti a lanciarla, questa iniziativa del pane, nel 2005, ormai 7 anni fa. E è andata, si è sviluppata in molte parti d'Italia. Per chi non lo sa, e concludo, consiste in questo: una pagnotta da 1 chilo costa 1 euro, perché abbiamo fatto uno studio, abbiamo visto che produrre un pezzo di pane da 1 chilo costava 0,37. Abbiamo letto attentamente lo statuto delle coop e all'articolo 2 diceva che le coop sono obbligate a mettere in vendita alcuni prodotti basici a prezzi accessibili. E allora con questi due pilastri abbiamo cominciato a fare un lavoro capillare e siamo riusciti a mandare avanti questa iniziativa che, come dicevi tu, ha dei risultati belli. Però non è stato solo quello che l'abbiamo fatto. Un'altra iniziativa che forse non ricordi, ci siamo accorti che alcune ditte farmaceutiche andavano nelle scuole, mandavano delle persone, psicologi, per trovare i ragazzi iperattivi e curarli con dei farmaci, soprattutto della Novartis. E che cosa è successo? Che ci siamo accorti che questi ragazzi iperattivi erano quasi tutti ragazzi di famiglie povere, di famiglie che non potevano assisterli, guidarli, accompagnarli. E che quindi una volta di più i poveri erano traditi. E ci siamo accorti che questi farmaci creavano dipendenza. E allora siamo riusciti a andare nelle, io i nomi in italiano, certi nomi non mi vengono ancora, nella realtà scolastica, ad altri livelli, e abbiamo fatto una conferenza stampa molto forte, sostenuta dal sindacato dei camionisti, perché alcuni di questi ragazzi erano figli di camionisti e nel sindacato ci hanno detto: prima di essere camionisti siamo papà. E siamo riusciti a fare in modo che almeno nella regione Emilia-Romagna non si permettesse di entrare nelle scuole e di curare la cosiddetta iperattività
con questo tipo di farmaci. Conclusione: la realtà cambia. Siamo in un mondo in cui chi cammina rimane indietro. Bisogna saltare, bisogna correre. Dobbiamo tenere gli occhi aperti, perché si presentano ogni giorno nuove possibilità di impegno, di amore, di solidarietà col più debole. E poi siamo in un mondo in cui ormai le frontiere, le lontananze non esistono più. Le barbiane sono molte, e allora apriamoci al mondo intero. Io l'ho notato, l'ho visto questo in Messico e da altre parti, e sono contento di poter dire che la nostra vita è bella non nella misura in cui creiamo frontiere o cerchiamo sicurezze per noi, ma in cui la vita è vita per tutti, perché o la vita è vita per tutti o non lo è per nessuno. Allora io vi ringrazio per questa opportunità che ho avuto, e ringrazio tutti i giovani con i quali ho lavorato per questa iniziativa che ha dato e continua a dare i suoi frutti. Grazie.